insalata di pollo alla mia maniera, no maionese, alla mediterranea, va bene? Con una piccola aggiunta fuori dal mediterraneo. Allora, pollo, guardate qua, buono, deve essere tutto buono. Quindi io ho il petto, la coscetta, ma che va fatta la coscetta? Quanto è buona la coscetta, bella, gustosa. Poi, guardate qui, ho preso quello che avevo in frigo e che mi piace, peperone verde, cetriolo, e zenzero, il peperoncino, zenzero facoltativo, poi pomodori di varie tipologie, ravanelli che mi piacciono da morire, ho la carota, limone e della lattuga, poi ho un po' di semi, mai più. Oh, ma che siamo stupidi, perché devo comprare una bustina così a 4 euro? Io compro a chili, cioè a peso vado, quindi vado a comprare dove le vendono a peso, i semi di girasole, i semi di zucca, sì c'è ragione, ma c'è ragione. Ecco questi qua sono i semi di zucca, questi sono i semi di girasole, guardate. E mi li tosto tutti e poi me li metto sulle mie insalatine, guardate, guardate che belli. Poi semi di lino, eccoli qua, ecco qua, li tosto tutti insieme e mi faccio i miei mix per le insalate. Dove si comprano? Io li compro qui a Roma al mercato Esquilino, dove ci sono dei banchi proprio che vendono anche questi, le spezie, i semi, eccoli qua, belli, sentite? Oltre alla musica, sentite lo scoppiettio? Bella. Anche al forno ci possono fare, eh? Stop. Mi preparo il pollo intanto. Allora, quindi, lo spolpo così, a pezzettini, lo sfilaccio così. Se ci sono parti grasse, toglietele. Usate soltanto le parti magre, ecco qui. Adesso il petto, sempre così a pezzettini. Se volete anche a coltello, fate come volete voi. A me piace così, sfilacciato così, in questa maniera. Prendo ravanelli e poi vado. Affetto, vedete dove sto affettando però? In acqua e ghiaccio, così si mantengono belli croccanti. Poi, non avete la mandolina? Colpella patate, un euro. Fate così, così la facciamo anche bella questa insalata. Così mettiamo sempre qua dentro. Cetriolo, uguale. Sì, Mario, eccoci. Guardate qui, guardate i bei colori, stupendi. Pomodori. C'ho due tipologie. Quelle che a me piacciono. Taglio così. In quattro parti. Andiamo al peperone. Taglio così una falda. Leviamo i filamenti all'interno, così. Così abbiamo soltanto la polpa. Sentite com'è scrocchiarello. Poi dall'interno, così. Lo tagliamo a dadini, così. Passiamo al condimento. Quindi, limone. Poco, Mario, poco. Ok, poi zenzero. Buono, fa bene. Guardate qua sotto, raccogliamo tutto, così. Perfetto. Poi, a me mi piace sempre, un po' di peperoncino, così. Tagliamo in questa maniera. Bello, adesso ci sono freschi, sono buoni, sono gustosi. E poi facciamo un'insalata diversa qua dentro. Poi olio, quindi no maionese, no quelle cose grasse, e mescolo. Quindi vedete come si addensa, diventa più denso così, in questa maniera. L'olio e il limone, perfetto, ci siamo. Adesso l'insalata. Quindi l'insalata che preferite voi, mettete sotto come base quello che vi piace di più. Fate voi, lo sapete, la cucina è come un altro posto, come la camera da letto, non ci sono regole. Poi pollo, quindi pensate, in mezza settimana ve lo fate la sera, lo portate al lavoro, ok? Così
ricco, 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 poi peperoni, pomodori, che mi sono scordato qualcosa, no, le carote, i cetrioli, ravanelli a gogo, che piacciono da morire, e poi sta bontà, un po' di sale, scusate, qua così, guardate che bontà, mamma mia, spettacolare. Poi si metti e questa è l'insalata di Casamaiola di pollo. Allora, devi girare, questo è poco, ma è sicuro. Vado a prendere roba più condita. Abbiamo tutto. Le proteine buone, le fibre, i semetti, i seminari, ci abbiamo tutto. È un zenzero, io vitamina C, il limone. Buona. Durante la settimana, economica e fa tanto bene. Buonissima, da paura, che buona, mamma mia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo, quindi iscrivetevi al mio canale così non vi perdete mai più un mio video, e poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like, oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.